Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Il news di quest'oggi in realtà non fa altro che confermare un filato di qualità perfetto per qualsiasi tipologia di creazione voi vogliate realizzare. Non troppo spesso, non troppo sottile, traspirante, brillante e con una marea di colori. Analizziamo quest'oggi il filato Iggy. Un gomitolo da 50 grammi per una lunghezza di 125 metri, da lavorare o con l'uncinetto 2,5-3 oppure con i ferri 3,3,5. Queste sono le caratteristiche principali dell'Iggy, uno dei filati che sicuramente più si presta a qualsiasi tipologia di creazioni. Un 100% cotone, ritorto con la cosiddetta torsione corallina, quindi le fibre sono perfettamente compatte, legate tra di loro, dando il sostegno giusto a qualsiasi tipologia di creazione voi vogliate realizzare, ma senza tralasciare ovviamente la morbidezza che un gomitolo come questo 100% cotone possa dare. Un filato traspirante, quindi morbido e con dei colori che poi successivamente vedremo davvero molto brillanti. Andiamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Parliamo quindi di un 100% cotone con una torsione molto sostenuta e quindi di conseguenza un filato molto resistente che potrete lavare ad una temperatura che non superi 40 gradi, ovviamente dopo i primi lavaggi realizzati a mano. Sconsigliamo comunque l'asciugatrice, ma piuttosto consigliamo di riporre la vostra creazione in una posizione piana. È possibile stirare la creazione che realizzerete con l'Iggy ad una temperatura che non superi i 150 gradi. Non è possibile candeggiare, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Analizziamo adesso le tantissime varianti di colore dell'Iggy, cercando anche di accostare i colori più simili in modo tale che possiate vedere la differenza. Nel dettaglio qui abbiamo il lime, pistacchio, prato, lilla, foresta, verde, smeraldo e menta, crema, panna, viola, ciclamino, grigio, grigio chiaro, bianco e beige. Ecco un'altra gamma di colori, nel dettaglio nero, marrone, mattone, moro scuro, celeste, rosa pelle, peach fuzz e nocciola. Qui invece abbiamo una vasta gamma di azzurri, nel dettaglio azzurro per l'appunto, avio, bluette, blu, giada, petrolio, turchese e cielo. Concludiamo la gamma di verde e di blu con il salvia, il verde mela e il verde acqua e proseguiamo invece con i rosa, o meglio il corallo, il fucsia, l'orchidea, il pink e il rosa. Ecco le ultime due tonalità di rosa, vale a dire il rosa confetto e il rosa antico. E adesso invece passiamo alle tonalità di giallo per concludere con le sfumature di rosso. Abbiamo qui il senape, il sole, il lemon, il giallo, la ciliegia e il bordeaux. Concludiamo con le ultime 5 caldissime colorate tonalità di colore, vale a dire l'arancio, l'aragosta, il salmone, il rosso e il magenta. Caratteristiche basilari, una marea di colori, insomma diciamolo, tutto ciò che serve per qualsiasi creazione voi vogliate realizzare, che siano stole, che siano cardigan, che siano top, magliette, copertine, amigurumi, complementi d'arredo. L'Iggy non è un filato scontato, ma è bensì il filato, quello utile per realizzare qualsiasi cosa, quello da tenere sempre in casa per qualsiasi lampo di creatività voi abbiate. Un filato presente sul nostro catalogo ormai da anni, che si conferma ogni anno come uno dei filati più venduti sul catalogo Tessiland. Presente in tantissime varianti di colori, lo sappiamo, vederli tutti e cercare di accostarli non è semplice, ma ecco perché ci sono i Tessiland News e ecco perché in alcuni filati, tra cui proprio l'Iggy, potrete trovare dei PDF scaricabili. Cliccando infatti su qualsiasi colore dell'Iggy potrete scaricare o il PDF scaricabile con la lista di tutti i colori presenti oppure il PDF con la cartella cromatica. Ebbene sì, con tutti i colori, esattamente come li abbiamo visti quest'oggi nel news, affiancati l'uno accanto all'altro, con i relativi nomi, in modo tale che possiate creare il vostro abbinamento
abbinamento perfetto. Lo definireste magari un classico cotone numero 3, e invece non è così, perché un cotone numero 3 potrete trovarlo ovunque in qualsiasi marchio, ma Lighi di Tessiland è un filato che viene selezionato, lavorato, confezionato e controllato singolarmente. Questo per garantirvi il massimo della qualità e il massimo della sicurezza. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito anche in questo news. Vi ricordo che scorrendo la pagina potrete trovare il news, ma anche tutti i tutorial, o meglio alcuni, nei quali è stato utilizzato proprio Lighi. Di seguirci su tutti i nostri social e di iscrivervi quindi su YouTube, su Facebook, sia nel gruppo che nella pagina Meglio di Maglia, su Pinterest, TikTok e Instagram, cercando l'account Tessiland. Di leggere ed aggiornarvi grazie agli articoli del blog presenti sul sito Tessiland, e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!